stato un po' maltrattato, alcune cose poi non gliele ha potute chiedere, ora magari gli si chiede che cos'è che non gli hai chiesto, perché ti hanno sostanzialmente messo a tacere. È venuto tra un esame e l'altro, quindi gli diamo subito la parola perché deve ripartire per Catania, e ti siamo molto grati, e ci hai dato qualche ora, insomma, di respiro, dicendo, beh, veramente non sono poi tutti così pusillanimi, c'è qualcuno che risponde a questa gente. E allora, che cos'è che non gli hai chiesto? Siamo felici di averti qui con noi, buono studio, buon lavoro, buoni esami, e dici quello che intanto dovevi finire di chiedere alla signora ministra. Io... Buonasera a tutte e tutti, innanzitutto ringrazio Libertà e Giustizia per l'invito che mi è stato rivolto di partecipare alla festa di oggi, che ho accettato di buon grado. Confesso anche una certa emozione nell'intervenire oggi qui, soprattutto dopo la completa e complessa relazione del professore Zagrebelsky. Esattamente 70 anni fa i cittadini e le cittadine italiane, queste ultime votando per la prima volta alle elezioni nazionali, furono chiamate a esprimersi sulla forma istituzionale dello Stato e sull'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente. Una Repubblica che nasceva dalla resistenza a una tremenda dittatura, facendo propri alcuni valori che sarebbero poi stati consacrati nella Carta Costituzionale: eguaglianza, libertà, antifascismo, giustizia sociale. La forma di governo che i nostri padri costituenti e le nostre madri costituenti, perché non dobbiamo dimenticarle, scelsero per il nostro paese fu quella parlamentare, con un ruolo preminente conferito alle Camere in quanto organo eletto dei cittadini e rappresentativo delle varie forze politiche presenti nella società, in quanto specchio del paese. Tuttavia, con il tramonto della cosiddetta Prima Repubblica e con il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello maggioritario, si è assistito nel nostro paese a un mutamento strisciante della forma di governo, per come era stata immaginata in Assemblea Costituente. Modificare la legge elettorale, che nel nostro ordinamento è una legge ordinaria, significa incidere in misura potenzialmente notevole sulla qualità della vita democratica di un paese, anche senza una modifica formale della Carta Costituzionale. Dagli anni 90 in poi il nostro paese ha visto parlamenti sempre più deboli e governi sempre più forti, con maggioranze artificialmente costruite attraverso trucchi e stratagemmi contenuti in leggi elettorali maggioritarie, il Mattarellum, il Porcellum e da ultimo l'Italicum. Leggi che hanno svuotato la rappresentanza di significato per ambire alla tanto acclamata governabilità, che poi dobbiamo capire bene cosa significa. La democrazia negli ultimi anni sembra essersi trasformata in un valore veramente formale, in un orpello, del tutto privo di contenuto autentico, partecipativo, sostanziale, come se questa fosse la Repubblica dell'estetica democratica. E tutto ciò allontana i cittadini dalla politica, accresce la distanza tra governanti e governati e alimenta l'antipolitica e i vari populismi, gettando ombre inquietanti sul futuro della nostra convivenza civile. E quello che il governo Renzi porta a compimento con il DDL Boschi non è, come viene costantemente ripetuto, un'operazione di mera manutenzione costituzionale, ma è una vera e propria controriforma di sistema. Sarebbe impensabile affermare, ed è già stato detto poco fa, che modificando la seconda parte della Carta, quella sull'architettura istituzionale dello Stato, non si incide inevitabilmente anche sulla prima parte, quella dei principi fondamentali, dei diritti civili e sociali, delle libertà. La Costituzione è un documento unitario, non funziona a compartimenti stagni. Modificando la seconda parte si avranno ineludibili ripercussioni anche sulla prima parte e sui valori fondanti l'ordinamento giuridico. Ma la riforma costituzionale non può essere letta prescindendo dall'Italicum, quella legge elettorale di dubbia costituzionalità che consegna a una minoranza il governo del paese, con un abnorme premio di maggioranza, e che rischia di fare la stessa fine di quel Porcellum dichiarato incostituzionale con il quale sono state elette le attuali Camere. È stato calcolato che con la nuova legge elettorale il valore ponderato del voto, ovvero quanto il singolo voto pesa ai fini della traduzione in seggi, cambierà sensibilmente tra chi voterà la lista di maggioranza e chi voterà le liste di minoranza. Il voto dell'elettore di maggioranza, in alcune simulazioni, giunge a valere fino a oltre 4 volte il peso dell'elettore di minoranza. E tutto ciò nonostante la Corte Costituzionale abbia affermato che il peso del voto dovrebbe essere tendenzialmente
tendenzialmente uguale per tutti i cittadini. L'antico principio una testa un voto, in fondo nulla di così rivoluzionario. Ma noi non siamo ingenui. Sappiamo bene che quella che il costituzionalista Mortati chiamava costituzione materiale, ossia il modo in cui la Costituzione viene interpretata e applicata alla luce dei rapporti di forza tra le classi sociali e tra i poteri dello Stato, è mutata da tempo. Sappiamo che Renzi vuole solo certificare, formalizzando con una riforma costituzionale, quello che in sostanza viene già da anni, e non solo in Italia, il primato dei governi sui parlamenti, con le assemblee elettive insultate, mortificate, sminuite, oggi anche a suon di forzature parlamentari. Continue questioni di fiducia, sostituzione dei membri dissidenti in commissione, canguri e altri stratagemmi che hanno il solo fine di comprimere o eliminare del tutto la discussione democratica e la regolare dialettica parlamentare. Oggi, con la crisi dei corpi intermedi degli ultimi anni e la deriva populista, oserei dire post-democratica, rischiamo seriamente una torsione autoritaria. Renzi è affascinato dalla visione dell'uomo solo al comando, senza intermediari. Non sono casuali i suoi continui attacchi e le sue sprezzanti affermazioni tese a delegittimare le organizzazioni sindacali. Anche la forma del suo partito appare mutata, trasformata in un comitato elettorale di soggetti che cercano di rientrare tra le grazie del capo per assicurarsi la rielezione. E Renzi sembra intenzionato a trasformare il suo attuale comportamento in norma costituzionale. Siamo ben oltre il mero presidenzialismo di fatto degli ultimi 15 o 20 anni. Qui si modifica apertamente e non più solo sostanzialmente la Costituzione. La Repubblica resterà parlamentare, ma solo formalmente, e il baricentro del sistema si sposterà ancora di più verso l'esecutivo. Una minoranza del paese con l'Italicum avrà accesso a un potere enorme all'interno del nostro sistema costituzionale. Dobbiamo impedire che quella sulle riforme costituzionali diventi una questione generazionale, come il governo tende a dire. Giovani contro attempati, rottamatori contro conservatori. Si tratta di una retorica nuovista profondamente fuorviante e profondamente falsa. Conosco moltissimi miei coetanei che si stanno organizzando, come me, in vista del referendum di ottobre, e che voteranno un convinto no, un orgoglioso no, a questo progetto di smantellamento dell'ordine costituzionale. La Costituzione è un documento giuridico e politico che riguarda tutti noi. Essa deve codificare quei valori condivisi e trasversali che fondano la nostra convivenza in comunità e come tale non è a disposizione della maggioranza di turno, non può esserlo. La Costituzione si trova sopra il governo ed il procedimento aggravato per la revisione costituzionale che prevede maggioranze più ampie per la sua approvazione e il referendum oppositivo eventuale è immaginato proprio a tutela delle minoranze. Si tratta di un principio di civiltà giuridica che cominciò ad entrare in crisi con i premi di maggioranza delle leggi maggioritarie. Le ampie maggioranze previste dall'articolo 138 per le modifiche costituzionali erano infatti tarate sul sistema elettorale proporzionale e avevano lo scopo di riprodurre le ampie intese tra differenti forze politiche che si era manifestata durante la Costituente. Con l'avvento del maggioritario, lo ripeto, attraverso leggi ordinarie che hanno minato nel profondo delicati equilibri costituzionali, quelle soglie sono rimaste immutate. C'è un rapporto del 2013 di JP Morgan, una delle più grandi banche d'affari al mondo, che getta luci inquietanti sulle modifiche dell'assetto costituzionale in corso. Cito testualmente una parte del documento. I sistemi politici della periferia meridionale sono stati instaurati in seguito alla caduta di dittature e sono rimasti sognati da quell'esperienza. Le costituzioni mostrano una forte influenza delle idee socialiste e in ciò riflettono la grande forza politica raggiunta dai partiti di sinistra dopo la sconfitta del fascismo. I sistemi politici e costituzionali del Sud presentano tipicamente le seguenti caratteristiche: esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti, governi centrali deboli nei confronti delle regioni, tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, come se fosse una cosa così assurda, tecniche di costruzione del consenso fondate sul clientelismo e la licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche dello status quo. Dobbiamo anche avere paura di protestare adesso, secondo loro. Insomma, nel 2013 una grande società finanziaria suggeriva caldamente ai governi europei di modificare le costituzioni nate nel secondo dopoguerra in quanto portatrici di valori di welfare state, di diritti del lavoro e di misure di redistribuzione della ricchezza incompatibili con il capitalismo finanziario del mondo globalizzato. Le costituzioni nazionali sono un ostacolo al dominio neoliberista dei mercati e vanno riformate, rafforzando il potere dei governi rispetto alle assemblee democraticamente elette. Il diktat è servito con una buona pace della sovranità popolare, che veniva prima citata.
Questa riforma costituzionale, mi chiedo, risponde realmente alle esigenze di rinnovamento costituzionale del Paese? O risponde alle esigenze di una finanza che vuole, per consolidare il proprio potere, governi forti e stabili e una semplificazione del quadro democratico rappresentativo? Nel 2011 la famosa lettera della BCE all'allora governo Berlusconi suggeriva, tra le varie misure di austerità, anche di fare i compiti a casa, ormai si dice così, modificando l'edificio istituzionale dello Stato. Vi è un messaggio sotteso alle decine di rapporti di banche di investimento, agenzie di rating e lobby finanziarie, ed è quello di una pretesa neutralità. Una neutralità tecnica che domina la politica, ma non esistono scelte tecniche. Le scelte tecniche non sono altro che decisioni politiche mascherate, che negli ultimi anni si sono orientate a danno dei lavoratori, dei diritti e della democrazia. Precise scelte di politica economica a vantaggio delle classi dominanti e delle elite finanziarie, mascherate da misure necessarie, inesorabili, ineluttabili, secondo l'acronimo caro ai politologi DINA, there is no alternative, non c'è nessuna alternativa, nulla di più falso. Siamo davanti a un'oligarchia finanziaria che detta l'agenda politica ed economica di interi stati, e il caso greco di un anno fa è emblematico in tal senso, violandone in sostanza la sovranità, e che adesso chiede di modificare le stesse costituzioni per eliminare ogni ostacolo al suo potere. Viviamo nell'era del nichilismo politico, in cui i partiti hanno perso quel connotato di massa che li ha caratterizzati nel Novecento, in cui si afferma una sorta di ideologia unica, dominante, fondata sulla preminenza dell'economia sugli individui e sui loro diritti, in contrasto con i nostri principi costituzionali che mettono invece al centro la dignità della persona umana. Qualcuno ci accusa di essere conservatori, di voler resistere a tutti i costi al cambiamento, e noi dobbiamo negare con forza questa accusa. Quasi che il cambiamento fosse sempre, in ogni circostanza, un elemento positivo. Noi invece preferiamo interrogarci sulla direzione che stiamo imboccando. Se il cambiamento, come in questo caso, è nettamente peggiorativo, difendere l'esistente diventa a volte necessario per rilanciare poi la nostra idea di cambiamento, di società, di mondo. Noi non vogliamo che la Costituzione del 1948 resti immutata. Noi non consideriamo la Costituzione intoccabile o un feticcio da difendere criticamente. Alcune modifiche, anche radicali, dovrebbero essere fatte, ma la direzione verso cui dovrebbero andare, a mio avviso, è profondamente differente. È quella dell'affermazione della centralità del Parlamento come organo rappresentativo e diretta espressione della sovranità popolare, e non verso la consacrazione di una costante subalternità nei confronti dell'esecutivo. Un'altra modifica che mi sento di proporre è quella relativa all'abrogazione del principio del pareggio di bilancio, inserito nell'articolo 81 della Costituzione del 2011. Il pieno governo Monti sull'onda dell'emergenza finanziaria, perché ormai le costituzioni si riformano così in fretta e furia sull'onda dell'emergenza, senza un'elaborazione, senza una ponderazione all'interno del Paese. Si tratta di una disposizione, quella dell'articolo 81, che rischia di compromettere il welfare state e di sacrificare la Costituzione sociale sull'altare del risparmio della spesa. Ma l'attacco alla Costituzione non passa soltanto dal DDL Boschi. Dalla revisione formale, condotta in maniera sì arrogante, con metodi quantomeno discutibili da questo governo, passa anche da altri provvedimenti che vanno a compromettere quei valori su cui la Costituzione assegna un ruolo primario. Il Jobs Act, che precarizza il mondo del lavoro mortificando uno dei fondamenti della Repubblica. La buona scuola che non è affatto buona e che proietta logiche aziendalistiche e manageriali nel sistema scolastico. Lo sblocca Italia, che conduce alla speculazione sui nostri territori e sulle nostre vite. Solo per citare alcuni dei peggiori provvedimenti di questo governo. E la nostra scommessa deve essere quella di uscire dalla tirannia di un immutabile presente, riaffermando un concetto forte di costituzionalismo, facendo vivere lo spirito della Costituzione nelle nostre battaglie quotidiane per cambiare la società e riassegnando centralità a quei valori del nostro ordinamento che oggi sembrano essere sacrificati a vantaggio di una lex mercatoria cieca e irresponsabile. È necessario rivendicare un'autentica democrazia costituzionale. Noi saremo nelle piazze, nei quartieri, nelle scuole, negli atenei, nei luoghi di lavoro, a spiegare il nostro no a una riforma costituzionale che il governo intende personalizzare e trasformare in una consultazione plebiscitaria sull'operato dell'esecutivo. Noi parleremo dei contenuti di questa riforma, che vanno a restringere gli spazi di democrazia in questo Paese.
la schiavitù sarà dimenticata e ognuno al suo lavoro torneranno. E ringraziando presto sono quelli che li chiamavano ribelle, ribelle e ribelli. Noi parleremo di contenuti di questa riforma e lo faremo nelle piazze, nelle strade, nei quartieri, negli atenei, nei luoghi di lavoro, a portare i motivi che ci spingono a votare no a questa pessima riforma che altera i nostri equilibri costituzionali. Parleremo di contenuti, quindi, quei contenuti che riguardano il restringimento degli spazi di democrazia in questo Paese e il rafforzamento dei poteri del governo, creando un sistema bicamerale confuso e poco chiaro, peraltro con una Camera non eletta direttamente dai cittadini. E noi continueremo questa battaglia per il futuro della democrazia in questo Paese e lo faremo a viso aperto e senza timori, giocandoci, se necessario, fino all'ultimo frammento di cuore. Grazie. Così secondo me non sarebbe sopravvissuta. Sono parte di questo discorso è diciamo quello che è stato, non è stato possibile perché qui allora io sicuramente avrò sforato i tempi in quell'episodio, ma l'ho fatto perché non stavamo parlando di caramelle ma stavamo parlando della Costituzione della Repubblica Italiana, un tema centrale per la nostra democrazia e per il futuro di questo Paese. L'interruzione, a mio avviso, è stata inopportuna, specialmente nei toni. Io avevo quasi concluso il mio intervento, avrei detto quello che in parte ho ripetuto anche qui. Noi non siamo conservatori perché noi dobbiamo proporre anche una revisione costituzionale che vada in direzione diametralmente opposta a quella del governo Renzi. E poi avrei citato il report di JP Morgan che, secondo me, assegna delle responsabilità abbastanza chiare a questo progetto riformatore o rottamatore, se qualcuno preferisce questo termine, io non lo preferisco, di questo sistema costituzionale. E io credo che noi abbiamo una responsabilità storica oggi di salvare questa Costituzione. Grazie. Non sarebbe sopravvissuta perché avrebbe scoperto che ci sono tanti gufetti sparsi ovunque che si moltiplicheranno in luoghi più imprescrutabili da questa classe dirigente giovane.